Assessore Febo, è iniziata la trattativa con i vertici delle terme di Caramanico, c'è stato un incontro nelle ultime ore, cosa è venuto fuori? Ma è stato un interlocutorio molto interlocutorio, era un prendere contezza e capire a che punto è la pratica rispetto ad una procedura di concordato che è stata presentata. Sapevamo che dobbiamo rivederci perché chiaramente i tempi per le procedure concorsuali non sono quelli rispetto alle attività, quindi ci vedremo, ritengo, per fine mese per capire dal commissario che verrà nominato il piano industriale che ci viene sottoposto e in base a quello potremo avere idee più chiare. Si guarda ovviamente anche alla soluzione lavorativa di coloro che non sono rientrati a lavorare per il momento, parliamo di 50 lavoratori su 170-180 in totale. Sì, ma i 180 però non è che avveniva il primo giorno di riapertura anche negli anni passati, man mano che le attività si andavano a concretizzare si andava verso quel numero. È chiaro che non essendoci ad oggi la riapertura della reserve si prevede che i 180 saranno sui 130. Però noi speriamo sempre che comunque dopo il 15 agosto la reserve apra.